Emanuele Testardi, allora sei appena arrivato ad Arezzo. Innanzitutto ti chiedo come è nata questa possibilità e perché hai scelto Arezzo, visto che c'erano tante squadre su di te. Questa possibilità è nata da mister, che ha chiamato il direttore e tutto quanto. Ho scelto Arezzo perché, come dicevo prima, è una grande piazza, ha una grande storia e c'è tutto per far bene. In confronto ad altre società che magari non hanno la stessa storia di Arezzo, una piazza come Arezzo. Qua c'è una riposeria, c'è uno stadio importante, c'è tutto per far bene. Capuano ti ha definito un giocatore ignorante, insomma, ed era un complimento. Tu come l'hai presa? No, l'ho presa bene. Il mister non lo conoscevo personalmente, però mi hanno raccontato che è una grande persona. Ti carica tantissimo, un grande motivatore. Nel tuo passato ci sono già 5 presenze in Serie A, 9 in Serie B, c'è anche un'esperienza in Serie A in Ungheria con la Honved. Mi dici che prospettive hai davanti adesso? Tornare a quelle categorie che hai appena nominato. Sì, la Serie A in Ungheria è stata una parentesi breve, era andato per fare l'Europa e poi siamo usciti ai preliminari, quindi poi ci ho avuto un problema di squalifica dovuto al mio ex procuratore che ha fatto un tesseramento al posto mio, quindi sono stato fermo. Però ho poi avuto l'opportunità alla Lupa Roma di rientrare in Italia e poi vabbè, adesso sono qui, basta, non penso al passato, penso al futuro. Ti chiedo le tue caratteristiche tecniche e come stai fisicamente, se sei pronto per giocare subito, magari già domenica a Sassari. Fisicamente sto bene, perché fino a ieri mi allenavo. Ho avuto dei piccoli problemi fisici dovuti a 2 stiramenti prima di Natale. Poi il mister farà le sue valutazioni, se ritiene che dovrò giocare, gioco. Però sto al posto mio, aspetto il momento. Bocca al lupo. Crepi.